Giorgia Meloni alla giostra, ormai è un appuntamento, si è affezionata a questa manifestazione. Beh, vuol dire che mi sono trovata bene, in effetti così è, questa è una città estremamente accogliente e io che sono una persona che crede molto nel valore dell'identità ho assoluto rispetto di una città che riesce a essere così legata alla sua tradizione. Sono manifestazioni quindi da aiutare e da sostenere. Sono assolutamente la nostra ricchezza, sono quello che fa la differenza nel tempo della globalizzazione, dell'omologazione, del tutto è uguale. Questa roba qui i cinesi non ce la possono copiare, noi lo dobbiamo capire e su questo dobbiamo investire. E la presenza anche delle istituzioni è importante per dire noi ci siamo, l'Italia c'è, l'Italia ci crede. Centrodestra sta avanzando, anche nelle ultime amministrative sono stati conquistati comuni come Bortona, il prossimo anno si vota alla regione Toscana, oltre che qui ad Arezzo. Quante speranze ci sono per la grande conquista quella regionale? Moltissime, perché quello che abbiamo dimostrato negli ultimi anni è che non ci sono più le roccaforti, lo abbiamo dimostrato proprio qui in Toscana, dove Fratelli d'Italia esprime il sindaco di Pistoia, una città che in 70 anni di storia repubblicana non era mai stata governata dal centrodestra, con un progetto serio, persone serie e programmi ancorati ai problemi della gente si può vincere ovunque, è quello su cui lavora Fratelli d'Italia e su cui lavora il centrodestra in Toscana.